San Girolamo, ignorare le scritture e ignorare Cristo. Girolamo nacque verso il 340 in Dalmazia, odierna Croazia. I suoi genitori lo mandarono a completare gli studi a Roma, qui fu battezzato da Papa Liberio all'età di circa 20 anni. Dopo alcuni contrasti con i monaci, decise di vivere nel deserto, dove si diede a una vita di mortificazione estremamente dura e allo studio dei libri sacri. Fu ordinato sacerdote ad Antiochia. A Roma collaborò con Papa Damaso e alla sua morte tornò a Gerusalemme, dove partecipò a numerose controversie per la fede, fondando, poco lontano dalla chiesa della Natività, il monastero in cui morì nel 419-420. Sulla base dei testi originali in greco e in ebraico, egli attuò la revisione dei quattro Vangeli in lingua latina, poi del Salterio e di gran parte dell'Antico Testamento. Essa costituisce la cosiddetta Vulgata, il testo ufficiale della Chiesa latina, che dopo la recente revisione rimane il testo ufficiale della Chiesa in lingua latina. Girolamo ha posto al centro della sua vita la Bibbia e soprattutto si è impegnato a viverla concretamente nella sua vita, nonostante il carattere difficile ricevuto dalla natura. Che cosa possiamo imparare noi da San Girolamo? Soprattutto questo, amare la parola di Dio nella Sacra Scrittura. Diceva San Girolamo, ignorare le scritture e ignorare Cristo. Perciò è importante che ogni cristiano viva in contatto e in dialogo personale con la parola di Dio donataci nella Bibbia. Il luogo privilegiato della lettura e dell'ascolto della parola di Dio è la liturgia, nella quale, celebrando la parola e rendendo presente il sacramento nel sacramento il corpo di Cristo, attualizziamo la parola nella nostra vita e la rendiamo presente tra noi, a lode di Dio.